Tutti, bentornati sul canale del gruppo Facebook Un libro tira l'altro, ovvero il passaparola dei libri, il gruppo che sta dalla parte del lettore. In questo canale scegliamo e leggiamo per voi le migliori recensioni pubblicate sul nostro sito. Non si tratta sempre delle ultime novità, ma di libri che ci sono piaciuti, insoliti, magari dimenticati e quindi da scoprire e riscoprire. Oggi leggeremo insieme a voi la recensione di Chesil Beach, titolo originale On Chesil Beach, romanzo del 2007, opera di Ian McEwan, pubblicato in Italia da Einaudi, con traduzione di Susanna Basso, sempre nel 2007. Leggiamo adesso la recensione. Due giovani, Florence e Edward, sono giunti a Chesil Beach, luogo scelto per consumare per la prima volta il recente matrimonio. Entrambi privi di esperienza sia a livello fisico che sentimentale, poiché ancora fortemente condizionati dalle impostazioni culturali dell'Inghilterra dei primi anni 60, dove ancora si incontrano gli ultimi vittoriani, i due sono costretti a confrontarsi con la propria ignoranza, ma anche con la timidezza, la paura e le aspettative dell'altro, che si trasformano presto in senso d'orrore, di vergogna, senso di colpa, trasformando in breve la notte che dovrebbe sancire ufficialmente la loro emancipazione e il loro nuovo ruolo nella società in una notte da incubo, dalla quale fuggire e che segna la fine del loro rapporto. Questo romanzo, triste fino a essere desolante e lucido nell'esposizione senza sbavature sentimentali, si presta a due livelli di lettura. Nel primo, l'autore mette al centro della sua riflessione l'amore visto come comunione spirituale e autenticità di sentimenti, elementi che i due protagonisti sembrano aver dimenticato, avendo focalizzato tutta la loro attenzione sull'atto fisico, visto da entrambi come banco di prova del loro futuro coniugale e dunque mitizzato, temuto, odiato e che finisce per dividere invece che unire. L'altro punto di vista dal quale esaminare il romanzo è quello sociale. Attraverso le vicende dei due ragazzi, narrate attraverso una serie di flashback, l'autore mette in evidenza come il dramma sia scaturito da educazioni sbagliate, figlie delle problematiche politiche e sociali dell'Inghilterra degli anni 60, dove il retaggio vittoriano, rappresentato dagli anziani frequentatori delle sale da concerto, guardati con venerazione da Florence, già si scontra con le prime avvisaglie della ribellione giovanile. E dove è evidente il divario tra il perbenismo e le aperture mentali che di lì a poco cambieranno il volto del paese. Romanzo dalla prosa limpida e cristallina, lesa in una traduzione impeccabile, Chesil Beach ha descrizioni nitide e nette come una foto in bianco e nero, va diritto al cuore del lettore e lascia un segno profondo e amaro. Noi l'abbiamo trovato imperdibile. Consigliamo questo romanzo a lettori interessati agli sviluppi emotivi di una trama, a chi già conosca Ian McEwan e il suo originale modo di analizzare le dinamiche dei rapporti sentimentali, ma anche a chi non abbia mai provato nessuno dei suoi romanzi. Chesil Beach non è forse il suo capolavoro, ma è una delle sue prove narrative più convincenti. Se avete letto questo libro e volete discuterne con noi, iscrivetevi al nostro gruppo Facebook. Visitate il nostro sito o seguiteci su Instagram. Trovate i link nelle descrizioni sotto. Se vi è piaciuto il video, non dimenticate di lasciarci un like e di condividerlo con i vostri amici.